Ciao ragazzi e ciao ragazze, ribentornati su Warframe e ribentornati su questo nuovo video build. Nello specifico parliamo un attimo del Dread, soprattutto del Dread Incarnal, vediamo quali sono i vari consigli che io vi posso dare, soprattutto nelle varie build, perciò direi di ricominciare. Dunque, direi di passare con la sua prima evoluzione, che in questo caso, come al solito, i colpi alla testa ci permette di caricarla nella sua versione Incarnor. Ovviamente, una volta che l'avete fatto, partirete con 20 cariche massime, che sono praticamente le sue munizioni. Passando alla seconda evoluzione, in questo caso abbiamo la set tra l'aumento del danno più un ulteriore aumento del danno se il nemico ha meno della metà della salute, mentre l'altro è l'aumento del danno più un ulteriore aumento del danno e 10% di cadenza di tiro che si va a moltiplicare di un 5 per, ovviamente si resetta dopo un colpo mancato. Mentre la terza evoluzione, a parer mio, è abbastanza inutile in questo caso perché nella prima set ci viene data l'aumento della capienza del caricatore del 144, mentre la seconda scelta è il meno 30% di zoom e l'ultima scelta è il 30% di velocità proiettile. In questo caso ho voluto prendere la velocità proiettile, ma non reputo molto essenziale nelle build che farò sul Dread. Passando alla quarta evoluzione, in questo caso abbiamo l'aumento del danno critico di 1 per. La seconda set ci viene data l'aumento della probabilità effetto del 24%, mentre l'ultimo è l'aumento della probabilità critica del 10%, l'aumento della probabilità effetto del 10%. In questo caso il Dread parte con un danno con una probabilità critica abbastanza elevata, in questo caso non serve, perciò ho voluto puntare sull'aumento della probabilità effetto del 24%. Rieccoci sul simulacrum, direi di partire subito con la prima build. In questo caso l'ho intitolato con Vale per il semplice fatto che andrà benissimo su quasi tutte le categorie di missioni che andrete a fare, soprattutto in Steel Path. Per questa prima build ho in mente due versioni per voi: la prima versione è una build completamente corrosiva, mentre l'altra versione è una build virale con l'Hunter Munition. Perciò partiamo subito con la prima build, quindi la build corrosiva, perciò Serration che sa il danno. Probabilità critica, quindi critica delay, e infine vital sense per il danno critico. E infine le due mod essenziali, quindi le mod galvanized, quindi galvanized aptitude, probabilità effetto, infine galvanized chamber che ci dà lo sparo multiplo, e infine le due mod elementari, in questo caso corrosivo come detto, perciò tossino ed elettrico. Per l'ultimo mod io vi consiglio di mettere o speed trigger, che vi dà praticamente il 60% di cadenza di tiro, ma se preferite più cadenza di tiro in questo caso mettete Vile Acceleration. In questo caso io non lo metterò la cadenza di tiro perché avendo già l'Arcane Acceleration che mi dà il 90% di cadenza di tiro dopo un colpo critico, metterò una mod che mi aumenta ulteriormente i danni, in questo caso può essere l'Hammershot che mi dà il danno critico e l'80% di probabilità di effetto, oppure l'Hunter Munition se non avete l'Hammershot. Come Arcane in questo caso metterò la Prime Deathhead. Vediamo un attimo l'arma contro i corrupti di Vigan a livello 190. Ovviamente come al solito partiamo senza buff con la versione sua in normale. In questo caso abbiamo shottato anche l'altro dietro perché avendo anche un po' di attraversamento sul Dread. Proviamo anche non in testa. Vede che proviamo comunque gli status e lo shottiamo. Passiamo alla sua versione Incarno in questo caso, quindi vedete che anche i corrupti a livello 190 vanno via, che è una bellezza. Proviamo adesso con il buff di Eclipse in questo caso. Vedete, anche non colpendolo in testa, li shottiamo. Olè. Per
Perciò passiamo un attimo con la seconda sua versione, che è la bidirettiva con l'antermunition, perciò togliamo, no, in realtà togliamo sto bolino qui, mettiamo la menta tossina ed è primed kill rounds, e infine a posto di hammershot mettiamo per appunto l'antermunition. Ovviamente se preferite comunque il danno critico potete benissimo anche a posto di Serration mettere l'Hammershot. In questo caso non ho capacità, perciò mi va benissimo anche questa subversione. Perciò rimettiamo nuovamente il Vigenda livello 190. Partiamo senza buff. In questo caso facciamo. Abbiamo shottato l'altro Vigander all'indietro. Okay? Non so come è possibile. In questo caso facciamo veramente meno danni rispetto a prima. Però se pochiamo anche il Tai e l'Antremolition, vedete che lo shottiamo. Passiamo alla sua versione Incarnor. Proviamo adesso con l'Eclipse. Vedete, avendo il buff di Eclipse, gli invece li shottiamo come se non lo fosse. In questo caso non si vede effettivamente la differenza fra queste due build avendo l'Eclipse, perché gli invece li shottiamo comunque. Vedete. Dunque ragazzi, siamo in missione, nello specifico siamo nella Survival 1 Steel Path livello 180 e 200. Come state vedendo dal gameplay ragazzi, il livello 183 li tiriamo veramente giù con un colpo solo, avendo anche Gear che mi aiuta anche a massimizzare il range dell'aria quando colpisco il Dread, ragazzi, fa veramente i buchi quest'arma. Aspettiamo un attimo lo spawn dal colito, vediamo quanti colpi serve per one shotarlo. Ragazzi, finalmente è spawnato l'alcolito, come state vedendo bastano due colpi per one shotarlo. Ragazzi, rieccoci con la seconda build. In questo caso è una build basata sulle disturbo, quindi sui one shot e demolist. Come vedete rispetto alla prima build, cambia solamente che a posto di Serration, che ci dava il danno, mettete praticamente il danno alla fazione che andrete a fare, quindi Grenier, Corpus oppure Infested. Ovviamente cambiate anche i tipi di danno elementare per ogni fazione, quindi qua nei commenti vi lascerò i tipi di danno elementare per ogni fazione. Come seconda mod ovviamente può variare in base se avete o no l'Arcane Acceleration. In questo caso se non ce l'avete mettete Speed Trigger, che vi dà il 60% di cadenza di tiro, ma se preferite ovviamente più cadenza di tiro in questo caso mettete il Vice Racer, che vi dà il 90% di cadenza di tiro. Ovviamente avendo già io l'Arcane Acceleration, che mi dà il 90% di cadenza di tiro, metterò la Galvanized Scoop, che mi dà un ulteriore proprio critico per l'arma. Come Arcane in questo caso rimaniamo con la Prime Deadhead. Ovviamente se avete la Longbow a rank 5, vi consiglio proprio di mettere questa Arcane. In questo caso avendolo a rank 2 mi è abbastanza inutile rispetto alla Prime Deadhead. Ragazzi, siamo nella disturbo. In questo caso siamo contro i Grenier, livello 134. In questo caso ho portato una build virale col Dread. Come state vedendo dal video, ragazzi, in un colpo li one shottiamo. Passando alla fazione successiva, in questo caso siamo contro i Corpus. In questo caso ho portato con me una build Vive Magnetico e Tossina. Non dico che questa cava benissimo, ma si vogliono minimo due colpi per shottarli questi. Per l'ultima fazione, ragazzi, siamo contro gli Infested. In questo caso ho una build completamente gas. Come vedete qua, sempre lo stesso discorso di prima contro i corpo, ci vogliono almeno due colpi per tirarli giù.
Ragazzi, anche per oggi è tutto. Come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. E vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzuoli!